Anzitutto, Fra Francesco, non possiamo proprio evitare la domanda che probabilmente molti vorrebbero poter fare al frate responsabile, ma è vero che in Basilica non è proprio possibile sposarsi? La risposta a questa domanda è molto semplice. Dopo il sinodo della diocesi di Assisi Nocera Umbra Gualdo Tadino, il vescovo Monsignor Domenico Sorrentino proprio ha sottolineato il valore dei sacramenti che devono essere vissuti nella propria comunità parrocchiale, perché è un cammino che il fedele è chiamato a fare sia adesso in modo specifico per il sacramento del matrimonio, ma a maggior ragione per il sacramento del battesimo. Questo valore, questo senso comunitario della propria comunità parrocchiale è stato sottolineato dal vescovo dopo il sinodo e stiamo preparando proprio un documento che dica proprio questo della valenza comunitaria dei sacramenti. E per questo motivo, volendo venire incontro ai fedeli che sono legati alla figura di Francesco d'Assisi, proporremo per chi vuole, dopo aver celebrato il matrimonio o il sacramento del battesimo, di venire qui in Basilica e ricevere, dopo la celebrazione eucaristica, una benedizione e affidarsi a Francesco d'Assisi. Da liturgista molto attento, accurato quale sei, ecco, possiamo forse chiederti in che modo l'arte della Basilica può aiutare i pellegrini, ma anche i visitatori, a vivere intensamente e consapevolezza le celebrazioni. Sì, l'arte non è fine a se stessa, l'arte dice ciò che siamo, quindi gli affreschi che sono in basilica aiutano il pellegrino, il fedele proprio a questo, cioè noi siamo intimamente, intrinsecamente, dal giorno del nostro battesimo, il corpo di Cristo Gesù e quindi anche gli affreschi dicono questo e aiutano inevitabilmente a celebrare la liturgia, in quanto le pareti riflettono, ripeto, ciò che siamo, cioè il corpo di Cristo e proprio per questo anche la bellezza dell'arte aiuta ancor più a celebrare. Nei momenti di serenità, quindi, come in quelli di dolore, magari anche di prova, celebrare nella bellezza può aiutarci tutti, liturgia dopo liturgia, a vivere sempre più nel quotidiano il servizio, l'amore cristiano, testimoniare la buona notizia del Vangelo. Ci puoi condividere la tua esperienza personale in questo? Sì, io penso che la liturgia ci dà la possibilità di entrare sempre più a vedere le cose come le vede Dio Padre, perché purifica il nostro modo di vedere e, ripeto, ci offre lo sguardo del Padre. E proprio in questa prospettiva, ho vissuto anche la mia esperienza di dolore. Sì, l'ho vissuta proprio con gli occhi del padre. Sarei impazzito, no? Se solo entravo nella mia logica, ma piano piano la liturgia ha purificato il mio modo di vedere per contemplare, ripeto, con gli occhi del padre quanto stavo vivendo. Questa è una delle funzioni della liturgia, ripeto, quello di purificare il nostro sguardo, il nostro modo di vedere e farci entrare gradualmente nella logica del Padre. Quindi questo mi ha dato la possibilità di leggere l'esperienza di dolore come una carezza che Dio Padre mi ha fatto e non come uno schiaffo.